ciao, benvenuta, ti racconto un po' il riassunto. Allora, c'è un signore che si chiama... vabbè, era proprio lui. La storia di un... vabbè. Allora, ci viene mandato questo progetto. Cioè, che cosa accade? Che... scusa, un attimo, ci ho perso un attimo. Allora, succede che... cioè il signor allora succede questo, che Nardiello, che è un po' sciocco, viene mandato dal padre, no? A comprare delle mucche. Questo però invece di comprare delle mucche, guarda, poi compra lo scarafone, lo so, ricevo di benvenuto. Allora ma lo chiede maliziosamente, signore, ma si dice maliziosamente, lo è fare l'addormio. L'addormio era il sonnifero, vegetale, il sonnifero a Nardiello. Perché? Perché siccome doveva mettere mano alla porta, diciamo, in questi 5 giorni, lui se dorme un po' per esercitare le funzioni di maschio. Ma perché dice l'addormio? Allora, il Nardiello non fece altro tutta la notte, la prima notte, la seconda notte, la terza notte, non ne parliamo. Allora, la terza notte lo fece buttare nella fossa del leone. Allora, Nardiello fa, ma sono ci sono, gli ho detto 5 notti. Allora, c'è stato un equivoco, è stato tutto un... Allora, questa è una... fraintendimento, io non ho detto 5 giorni, ho detto 3 giorni, questa è la solita santa comunista che è vero, limita la mia libertà di come dire come ha scritto il mio avvocato qui. Ecco la libertà autoritaria che mi sono il popolo mi ha dato, applauso del popolo. Applauso! Ho visto, ma cosa ti ci vuole ad essere un dittatore? Fare, ci deve bastare dire, fate questo, fate questo, cosa lo fa? Allora, ci sono invece andati a fare una cosa, avviare questo tipo di teatro che si chiama teatro da camera.
Allora, se dovessimo entrare nei circuiti è vero del... Allora, scavalcando qualsiasi mediazione col politico di turno, no? Sappiamo che il, diciamo, il modo di gestire la cultura è purtroppo da noi è clientelare, quindi noi abbiamo la possibilità di fare invece a casa delle persone. No, non è uno scherzo, è bello. No, però, qualsiasi cosa che dica non la capisco. Ma solo perso la credibilità. No, si fa a casa delle persone, è vero. Cioè, in questa forma si chiama teatro da camera. Teatro da camera. È un'idea. Noi lasciamo sempre la mail dove potete scrivere dove, cioè il sogno, il desiderio, diciamo. E poi anche, se volete, appunto, come funziona. Si fa una cena. Il tuo sogno, il tuo desiderio? Fare questo. Grazie della domanda. Allora, fare una cena e poi andare a casa tua, magari. Siamo qui al vento. E poi si fa, voglio dire, si cena assieme e poi viene, ma. Sì, esatto. E quindi chi vuole, poi chi vuole può anche dare anche 20 euro quando bene. Questo è esterizzato. Vabbè, insomma, poi quella è un'offerta libera, dice, aspettava, a me piace, allora gli do 1000 euro. Vabbè, se uno piace, la cosa che non anche dire, che limitarsi. Quindi io sono accetto 1000 euro, mi dà fare. Se invece non piace, sai, 1000 euro ci ha contato, non ci interessa. Non ci vede niente. Vabbè, a parte di scherzo. Quindi, magari vi informate con Mauro, vi dà. Allora, io su Facebook mi trovate, purtroppo esiste, no? Purtroppo per fortuna, diciamo, esiste anche Facebook, quindi Orazio Condrelli o Alberto Finocchiaro. Chi vuole può, dici questa sera vogliamo passare una serata diversa, invitiamo il trio. Il trio di prima. Mi ricordo una battuta, questa qua dice la coppia è un insieme formato da tre persone di cui la terza è momentaneamente assente. E con questo vi lascio.